Sereni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi no disclaimers but tag, un tag che non ha bisogno di premesse, quindi non le farò. Sto leggendo le domande dal canale di Andrea di Leggo Scatto Viaggio, vi linko sia il suo video sia il suo canale da qualche parte, o in descrizione o su nelle schede. Però praticamente questo tag è stato fatto da Magnusabutube praticamente. A me nessuno mi ha taggato, però voglio farlo lo stesso. Domanda numero 1: quali cliché nei libri ti danno più fastidio? Allora, ovviamente l'insta love, cioè prima cosa l'insta love, odio proprio profondo. Però un'altra cosa che in realtà ha da parte mia un sentimento un po' contrastante, ossia i triangoli amorosi. Allora, da una parte non li sopporto, perché quale motivo hai di fare un triangolo amoroso? Cioè, però dall'altro lato mi piacciono, soprattutto quando c'è di mezzo un personaggio che sta talmente sulle scatole che ci rimette. In quel caso va bene, perché se è un personaggio che mi sta antipatico ci rimette, va bene qualsiasi cosa, basta che paga. Andiamo avanti. Seconda domanda: quale scrittore o scrittori ritieni sopravvalutati? Allora, io sinceramente non lo so, mi sono trovata in difficoltà in questa domanda. Credo Tahereh Mafi, anche se sui suoi libri ho sentito pareri molto contrastanti. Però io vi chiedo, a voi che è piaciuta? Perché? Numero 3: quali sono i libri che ti sono piaciuti meno quando hai aperto BookTube? Allora, io ho aperto BookTube praticamente da neanche 6 mesi, però effettivamente c'è un libro che mi è piaciuto meno da quando l'ho aperto, ossia Dracula. Non è che non mi sia piaciuto, perché mi è piaciuto, io ve lo consiglio anche, perché è un bel libro, effettivamente. Sia oggettivamente che soggettivamente è un bel libro, però da quando ho aperto BookTube è il libro che mi è piaciuto meno. Numero 4: un finale terribile che ha rovinato un libro di qualità. Anche questa domanda mi ha messo molto in difficoltà, perché tra i libri che ho letto o ci sono finali belli, degni del libro, oppure tutto il libro fa schifo e quindi anche il finale fa schifo. Però secondo me c'era un libro che ha il finale che non merita, nonostante sia bellissimo, ossia I custodi di Slate House di David Mitchell. Questo libro è meraviglioso, cioè è bellissimo, finale molto molto bello, molto profondo, che mi ha toccato proprio nel profondo del mio cuore. Però secondo me non è degno di questo libro, cioè mi ha lasciato un po' tipo what the fuck, cioè ma perché questo finale? Se lo avete letto fatemi sapere, se è una cosa mia soggettiva o proprio è il finale così che ha fatto questa sensazione a tutti. Se non l'avete letto io ve lo consiglio tantissimo e poi mi farete sapere, perché sì, cioè secondo me no, cioè perché? Cioè perché? Non siete mi sentito? Io mi faccio questa domanda sempre, ogni volta che mi cade l'occhio su questo libro. Perché questo finale? Perché? Cioè, me lo spiegate? Grazie. Numero 5: quali personaggi vorresti che non fossero stati uccisi? Ce ne sono tantissimi. Io potrei fare spoiler in questa domanda, quindi magari saltate questa parte se non volete lo spoiler, ma penso che lo sappiate tutti, perché vi sto parlando della trilogia di Hunger Games, penso che lo sappiate tutti. Sto parlando di Finnick, sì, ebbene sì. La morte di Finnick c'è un colpo al cuore proprio, cioè ma perché mi vai a uccidere Finnick? Cioè ma tu sei scema, cioè guardate ragazzi, io quando è morto Finnick, cioè no, assolutamente, cioè un'agonia mi è rimasta, a parte che già la trama di Hunger Games non sia proprio una grandissima idea, poi mi vai a uccidere pure il mio personaggio preferito, cioè grazie, sei meraviglioso. Ti adoro, cara. Numero 6: quali sono le cose che ti infastidiscono di più dei libri? Allora, io ripeto prima di tutto la risposta di Andrea, cioè perché dovete mettere in italiano dei titoli che non c'entrano assolutamente niente con la trama, o comunque cambiate il titolo di un libro italiano. Cioè, perché lo traducete male? Cioè, ma perché cazzo? Cioè, io non lo so.
Che cosa vi costa tradurre bene il titolo del libro? Cosa vi costa? O almeno fate in modo che si sublimi, no? No? Almeno che c'entri qualcosa, no? Un'altra cosa che mi impazzisce sono i capitoli troppo lunghi. Cioè, ma che... Mi viene l'agonia, perché a me dà fastidio tantissimo non poter finire un capitolo o fermarmi a metà. Mi urta tantissimo. Quando è necessario lo faccio, però tendo a non volerlo fare perché mi dà fastidio. Se mi devo fermare a metà di un capitolo, vorrei almeno che ci fossero i salti, no? Le pause tra una scena e l'altra, almeno quella mi dà un po' meno fastidio, diciamo. Però perché fare un capitolo di 25.000 pagine? Cioè, io sopporto un capitolo almeno 15 pagine, 20 pagine, ma più di 20 pagine io mi taglio le vene. Ora 7, quali sono i libri che secondo te dovrebbero avere più successo? Allora, per questa domanda in realtà ho scelto 3 libri, perché sì, troppo. Il primo è La ragazza scomparsa di Angela Marsons, che è un libro meraviglioso. Questo libro racconta di due bambine che sono state rapite e dovrà essere Kim a riportarle a casa. Ovviamente sarà un intreccio di cose, perché non sono le prime bambine che sono state rapite, non è la prima volta che questo rapitore mette in atto un rapimento, appunto, ripeterà le stesse cose che ha già fatto, quindi dovrà essere più semplice per Kim. E invece no, perché la prima volta non hanno capito una ceppa di come funzionava il rapimento delle due bambine precedenti, quindi è andata a finire un po' male. Però questa volta ce la farà. È meraviglioso questo libro, un intreccio di cose. Il finale, vabbè, lasciamo perdere perché è bellissimo. All'inizio mi sembrava tipo un po' la solita cosa, però poi verso la fine, diciamo da metà in poi, va bene, adoro tantissimo, perché si è ripresa tantissimo l'autrice. Io adoro questo libro, dovete leggerlo assolutamente, poi mi fate sapere cosa ne pensate. Il secondo che vi mostro è La tela dell'assassino, che, di cui vi ho già parlato. Vi linkerò il video dove ve ne parlo, non mi dilungherò troppo in questo video. Comunque racconta di una ragazza che è stata rapita, poi riesce a scappare, ma 14 anni dopo torna il suo rapitore a ossessionarla, e verrà aiutata dal suo ex ragazzo e dalla polizia a ciuffare questo maledetto stronzo di merda, perché appunto è uno stronzo di merda. È bellissimo, sì, è un altro thriller, perché io ultimamente sto leggendo praticamente solo thriller, perché soprattutto nel mese di ottobre, perché ovviamente, cioè, chiariamoci, ottobre è fatto proprio per leggere i thriller. Il terzo e ultimo, secondo me, è Il tatuatore di Alison Bachman. Vi ho fatto già la recensione sul canale, è uscita praticamente settimana scorsa, quindi non potete non guardarla. Se non l'avete visto, brevemente, questo libro racconta di un serial killer che uccide le proprie vittime per poter rubare un loro tatuaggio, perché bene si taglia solamente la parte dove è situato il tatuaggio. Il primo corpo è stato trovato da Marnie, una tatuatrice, che poi aiuterà la polizia, in particolare Francis Sullivan, che è stato appena promosso, che con questo caso vuole dimostrare che lui è capace di fare il suo lavoro, perché non tutti apprezzano il fatto che lui sia stato promosso. Ovviamente indagheranno insieme, anche contro la volontà di Marnie, però cioè, questo libro merita troppissimo. Bellissimo, adoro. Se volete sapere cosa ne penso, comunque, se avete maggiori informazioni, vi linko il video che ho fatto per lo speciale Halloween, che è proprio la recensione del tatuatore. Numero 8, qual è la tua opinione sulla censura e sul bannare i libri? Allora, io non credo di poter rispondere a questa domanda, non credo di avere le competenze adatte per rispondere, però secondo me bisogna evitarle assolutamente. Però come diceva Andrea, io non è che voglio copiarlo, però la penso esattamente come lui, sono d'accordissimo, che magari censurando, bannando il libro, si va a penalizzare argomenti importanti, quindi almeno
si eviti di banare o censurare libri che trattino appunto di argomenti che potrebbero aiutare altre persone, che potrebbero appunto dare una motivazione in più alle persone per fare qualche cosa che sia di poca importanza, di molta importanza. In ogni caso, no, evitiamo, grazie. Numero 9, tagga qualcuno. Io non conosco nessuno che guarda i miei video, quindi non saprei chi taggare. Fate voi se avete un canale YouTube o comunque no, e volete provare a fare questo tag, fatelo, io vi taggo tutti. L'unica persona che mi viene in mente che magari potrebbe fare questo tag, che non so se l'avrebbe fatto, controllo, però non mi pare che l'abbia fatto, quindi io ti taggo, Nick di Luca Vompi, fai questo tag perché io voglio sapere le tue risposte, perché sì, cioè Nick con i tag mi fa purtroppo morire, quindi fallo anche tu. Vi linko anche il suo canale, perché dovete andare a iscrivervi tutti al canale di Nick. Ripeto, c'è anche il canale video di Andrea di Lego Scritto Viaggio, vabbè, adoro. Il tag è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!